Nessuna domanda 1, nessuna domanda 2, nessuna domanda 3? Perfetto. Provo io, Luca. Ah, vai! Allora, no, la domanda così a pelo era Luca Orlandini, come è diventato Luca Orlandini? Però faccio un'anti domanda. Sì. Come fare il salto di qualità dal dire bene, faccio siti web, so aggeggiare con WordPress e quant'altro, però si tenta a volte a trovare o il cliente o comunque anche a farsi recensire. Se te parti con un nuovo progetto, ad esempio, dici sì, bisogna avere recensioni, feedback e quant'altro. Però molte volte quando parti da zero o comunque sei a un gradino, diciamo, primo gradino, devi poi fare la scala a salire. Ecco, c'è sempre quel passettino lì che si rimane un po' nel limbo e quindi, ecco, Allora, magari ci c'è puoi aiutare a sì. dare una sbrogliata a questo quesito. Certo, allora c'è un grandissimo segreto che fisicamente pochi formatori vendono, ma tutti conoscono in realtà, che è il farsi il culo dalla mattina alla sera. Significa che non solo devi lavorare su quello che fai, quindi devi stare molto attento all'attenzione che metti nei progetti. Allora, di base ti deve piacere. Cioè, spesso si dice, tipo, non so, c'era quella frase, se non sbaglio, di Jobs che diceva che devi fare il lavoro che ti piace, ok? In realtà non è esattamente così, nel senso che se ti piace palleggiare col pallone, tu non è che puoi vivere palleggiando col pallone. Però, secondo me, devi trovare tra le cose che ti piacciono una serie di skills che tu acquisisci nel corso della tua vita che messe insieme possono confluire in un qualcosa che ti possa fisicamente dare quella marcia in più. Cioè, ponendo il fatto che aumentiamo la nostra esperienza professionale in funzione delle ore che lavoriamo in un determinato progetto in cui mettiamo attenzione, noi sappiamo che noi lavoriamo 8 ore al giorno, 9, 10, 12 se sei un consulente, 15 se sei Luca Orlandini, ok. Di fatto però è limitato sempre, no? Quindi cosa succede? Che ci sono dei momenti in cui tu non stai lavorando, che fai altre cose, o che hai fatto altre cose, perché magari non hai iniziato a lavorare ieri, e questo tipo di attività che tu hai fatto può in realtà influire sul tuo modo di lavorare. Ti faccio un esempio. Io lo faccio spesso questo esempio, in realtà io a 18 anni ho iniziato a fare assistenza ai computer e come lavoro, proprio ho iniziato a lavorare a 18 anni e ho iniziato lo stesso anno a fare graffiti. Ho iniziato a lavorare a settembre, ho iniziato a fare graffiti che era probabilmente marzo. Per 20 anni, quindi a parte gli ultimi anni che sono qua ed è un po' più complicato, ho sempre disegnato. Disegnare ti porta a fare cosa? A fare una certa riflessione su quello che è lo schema del colore, il bilanciamento, l'equilibrio delle forme e di conseguenza cosa succede? Che anche se io in quel momento mi stavo svagando, acquisivo delle skills per quanto riguardava avere un bilanciamento della pagina a colpo d'occhio che normalmente un grafico studia e ci deve ragionare. Mi ricordo che quando ho iniziato, praticamente io ho iniziato come assistente computer, poi ho iniziato a lavorare come grafico e poi sono passato al marketing. Nel periodo in cui ero grafico sono andato da un pubblicitario molto anziano, aveva tipo 80 anni e gestiva uno dei giornali del paese più importanti, no? E lui cosa faceva? Lui fisicamente riceveva tutti i vari annunci, quindi dei quadratini nelle dimensioni che lui ti dava e andava a comporli nella pagina, no? E lui mi diceva, signor Blandini, lei è molto bravo perché mi dà sempre delle cose che sono graficamente equilibrate come pesi, mette le cose pesanti in basso, le cose più leggere in alto, no? Molto bello, complimenti per gli studi, eccetera. Io non ho mai studiato quella cosa, semplicemente a occhio, e questo è anche un problema perché poi spiegare agli altri è complicato, però a occhio riuscivo fisicamente a trovare delle cose che avessero un equilibrio, no? Proprio perché? Perché il fatto che io faccio landing page piuttosto che faccio altre cose è portato dal fatto che la landing page è un mix di competenze che va dalla competenza grafica, quindi il fatto che tu fai una pagina bella che dà credibilità a quello che fai, molte landing page sono molto marchettare,
e non funzionano anche per quello, al fatto che fisicamente poi ho acquisito delle conoscenze per il web, perché quando facevo sempre graffiti nel 2000, ho cominciato a dire, nel 99 ho cominciato a dire voglio farmi il sito per pubblicare i miei pezzi, di conseguenza ho cominciato ad avvicinarmi a quello che era Flash, eccetera, mi sono intreppato e di conseguenza per fare quello, perché nel momento io nel 2000 facevo ancora, lavoravo ancora nel marketing, sono uscito nel 2004, fino al 2004 io fisicamente il web l'ho fatto come passione per pubblicare i pezzi che facevo la domenica. Quindi fai una cosa che fisicamente va a crescere quelle che sono le tue competenze. A un certo punto, quando hai 40 anni, dici nella vita che cosa ho fatto? Ho fatto, ti faccio un esempio, ho fatto il calciatore, non ho più le competenze per fare il calciatore perché ho 40 anni, non ho più l'età per farlo. Cosa posso fare? Utilizzo le competenze che ho acquisito mentre facevo il calciatore e lavoro come? Lavoro ad esempio in Sky facendo le dirette, lavoro come manager, lavoro come allenatore, capisci? Cioè, devi fare in modo che le competenze che tu hai acquisito fino a un certo punto vengano riqualificate di volta in volta in un'altra cosa dove tu aggiungi cose attraverso il lavoro, no? Sempre io quando ho fatto cose, c'era qualcuno che su quello che io facevo come passione ci guadagnava. Quando avevo, non so, 16 anni, giocavo con Magic, c'era chi giocava e c'era chi aveva magari 2 o 3 anni in più di me. E magari vendeva, faceva parte della distribuzione. Quando ho fatto graffiti, c'era chi faceva graffiti e c'era chi ha creato un business vendendo gli spray. Ok? Quindi a un certo punto dici: ok, questa è la mia passione, questa è la mia competenza, metti insieme passione e competenza, cosa ne può venire fuori? Non è detto che debba venire fuori qualcosa che riguarda la landing page. Nel mio caso è stato così. E quindi fisicamente far confluire tutte queste cose ti aiuta. In più, cosa devi fare? Non devi lavorare fisicamente testa bassa. Questo non devi farlo mai perché? Perché se tu lavori testa bassa, è un po' come dire che il mercato ha un cambiamento, ha una curva, tu sei testa bassa, non la vedi e vai fuori strada, vai contro il muro. Ok? Quindi devi tendenzialmente sempre dedicare del tempo a capire in che direzione vanno le cose. Io nel 2009-2010, se mi cercavi su Google, uscivo come esperto Joomla. Perché? Perché rispetto a WordPress io comunque ho sempre preferito Joomla come strumento per fare siti web complessi e fisicamente, siccome c'era una ricerca attiva per quanto riguarda questa chiave, io mi sono posizionato sul mercato per fare quello, no? Poi cosa è successo? Che ho pensato a un certo punto, no? Ed era in concomitanza con quando mi sono trasferito qua, quindi avevo già fatto dei corsi di landing, le avevo già fatte, però le facevo sempre utilizzando uno strumento e veicolando quello che era la mia vendita attraverso la venta dello strumento. Ho detto, però, se un domani smettono tutti di usare Joomla perché Google crea un suo CMS e i siti fatti con Google per Google si posizionano prima, tu hai finito, non ci sono più altri CMS, tutti usano quello, tutti chiedono quello e tutti usano quello. Se lo fanno con WordPress, se lo fanno con Drupal, con io che sono conosciuto come consulente di quello, che cazzo di fine faccio? Muoio come muore il prodotto e quindi devo slegare quella che è la mia competenza dal prodotto. Però questa cosa non è per dirti che l'ho slegato, è per dirti che fisicamente devi avere un'attitudine che ti porta a guardare più o meno quelli che possono essere il mercato e fisicamente come si muove. Ad esempio, io lavoro tanto sulla landing, però lavoro tanto anche sul preventivo. Cioè, ho un cliente che in questo momento sta ricevendo tantissime richieste di preventivo, ma converte pochissimi preventivi in risultati. Questo può essere un problema del landing, perché sì, se io al posto di fargli avere 5 preventivi ne faccio avere 10, lui chiude il doppio dei lavori statisticamente. Però cazzo, se ci sono 10 preventivi e tu ne chiudi uno, c'è un problema da qualche parte. Quindi l'area principale su cui intervenire non è la landing, è capire perché e migliorare, capito? Quindi devi lavorare a tutti i livelli e fisicamente devi rimanere aggiornato e informato. Significa che questo significa che nel 2005-2006, primi anni, mi ricordo che io passavo un'ora al giorno con un'applicazione che si chiamava StumbleUpon. Era un social, non so se c'è ancora, se adesso non lo uso più. C'è, ok. Che praticamente cosa faceva? Tu mettevi dentro i tuoi interessi e scrivevi, non so, programmazione, HTML, web design, cliccavi, era come una slot machine, e lui ti faceva vedere un sito a caso che rispondeva a quelli che erano i criteri che a te ti interessavano, no?
un po' come un feed primordiale di Facebook, se vogliamo, no? Però Sì, cosa ho capito. succedeva? Che gli utenti poi nella pagina valutavano se quella cosa gli piaceva o meno, per cui le cose più fighe si vedevano di più e quindi era più facile incontrarle. E man mano che questo social si popolava, c'era sempre più profilazione delle cose fighe. E quindi tu fisicamente riuscivi a entrare in contatto con delle cose molto tempo prima che avvenissero. Io credo di aver trovato tramite quello il page flip di Iparigrafica. Il page flip è quella cosa che si usa adesso per Capito, fare le brochure sfogliabili, Issu per esempio, no? Quella cosa all'inizio, prima di diventare un servizio, era una cosa che tu facevi con Flash. E lo facevi tramite un sacco di sbattimenti, dove comporti pagina per pagina, e il modello, lo script base per fare quella cosa era fatto da una società rumena-ungherese, credo rumena, che si chiamava Iparigrafica, che aveva fatto il primo modello. E quindi nel tempo si sono sviluppati un sacco di. Si erano sviluppati dei magazine tipo New Epic, che facevano grafica in quel modo, facevano proprio delle riviste. Noi e dei miei amici avevano fatto Ride Beast, che era una rivista di graffiti. E quindi cosa facevi fisicamente? Andavi a cercare una cosa che ti permetteva di arrivare prima in un determinato punto. È un po' come dire che uno va all'estero, capisce che c'è, non so, un formatore bravissimo in India. Nessuno va in India. In India c'è un formatore bravissimo nel web marketing, su di quello che fa, lo porti qua. E lo fai solo tu quella roba, gli dici solo tu quei concetti, sei il capo. Ok, questo tipo di cosa che nella formazione è un pochino così, a me non fa tanto impazzire, però funziona e il 90% dei formatori lo fanno. Ad esempio, tutti i corsi su funnel sono fatti sulle basi di che ti dice Russell Brunson. Quindi sono proprio modelli di vendita, modelli di attribuzione, modelli di comunicazione che vengono confezionati e rivenduti come prodotti. Ok? Spesso sono Ora ce n'è anche troppi, eh. Tutto è un dilagare di questi corsi, funnel. sì. Però poi cosa c'è? La differenza è che c'è quello che ti fa il corso sul funnel, che fisicamente sa com'è il meccanismo e di conseguenza ti aiuta poi a farlo, ti spiega, te lo adatta al mercato italiano, eccetera, eccetera. Però non era tanto per dire quello, era per dire che tramite questo social riuscivo a entrare in contatto e dire cose prima che gli altri non avevano, e di conseguenza avevo molti più stimoli nel trovare cose nuove. Ad oggi, ad esempio, per il layout delle landing page, siccome mi sono un po' facendone tante, mi stufo anche e voglio sempre fare delle cose più belle graficamente, spesso guardo su Pinterest come sono le tendenze, come si muovono le cose. Questo non mi serve in realtà per fare landing, perché i contenuti delle landing page su Pinterest sono sbagliati, non sono landing page, sono pagine grafiche che cercano di vendere un qualcosa, ma sono spesso troppo grafiche rispetto al contenuto che è più importante. Però mi dà degli stimoli per poter fare graficamente quello che faccio meglio. O magari, non so, leggo, magari con tanti amici consulenti ci scambiamo quelli che sono i libri più interessanti che abbiamo trovato. Ad esempio, ultimamente sto leggendo Oren Claff Pitch Anything, che è molto bello. Cioè, l'importante, diciamo, è che se tu sai che devi lavorare 7 ore, 8, mettiamo 8 ore nella tua giornata sono lavoro, in realtà il tuo lavoro deve essere di 6 ore. L'ora che ti avanza non è tendenzialmente per cazzeggiare su Facebook, ma è per trovare degli stimoli che ti possano portare da qualche altra parte. Perché? Perché se tu fai questa cosa per un anno, 354 giorni non trovi niente. Ma poi c'è quel giorno che trovi quella cosa che dice: cazzo, questa cosa potrebbe funzionare, no? Io nel 2000 e 2012, quando fisicamente una scuola di surf che c'era qua mi ha proposto di rifargli il sito perché non avevano contatti, io ho detto: beh, io faccio Futura Immagine, era già posizionata per vendere siti efficaci, quindi un sito un po' più orientati alla conversione, anche se ancora non conoscevo questo termine, no? Però al posto di fare il sito quasi quasi gli faccio la landing, perché ho studiato questa cosa nel 2008 nel corso Madri, l'ho studiato, ho studiato il copy eccetera, quasi quasi non gli faccio un sito, io gli faccio solo una pagina, vediamo come va. Ho fatto la prova. Perché? Perché varie cose mi avevano portato lì. Quindi fai la prova, vedi che funziona e a un certo punto dici: ok, mi piace, l'imprenditore è più contento quando gli faccio una landing che gli porto cliente rispetto a quando faccio un sito web che mi dice solo che è bello, e quindi voglio fare solo questo.
e ne fai 500 al giorno, cerchi di fare solo quello, inizialmente rimbalzi dei lavori, chiaramente non li puoi rimbalzare tutti, fai un sito normale, però cerchi di vendere sempre la pagina, qualcuno ti chiede il sito normale, tu cerchi di vendere il sito normale e la pagina, e cerchi sempre di più di specializzarti fin quando hai un portfolio, un'esperienza abbastanza importante che ti consente di posizionarti sul mercato per quello. Io ero posizionato sul mercato per le landing, scusate che c'è qualcuno che è arrivato ora, già prima di fare il libro, quindi avevo fatto pagine per 5 anni, credo, avevo più di 10.000 ore facendo i conti di esperienza nel fare la cosa e vendevo già solo quello. Ah, ho detto faccio il libro, ok, ho fatto il libro. Però quindi prima trovi un qualcosa attraverso che cosa? La curiosità e la ricerca. Poi ti specializzi, fai in modo che in questa roba che fai confluisca tutto quello che hai fatto e poi alla fine ti specializzi, e a un certo punto esci nel mercato posizionato per una cosa specifica quando hai l'esperienza e le spalle larghe che ti consentono di sostenere quello che fai. Perché se io ti dico landing page è il progetto specifico per acquisire clienti e poi io non l'ho mai fatta e non so portarti clienti, che cazzo ti vendo? Sì, magari vendo, però poi ho problemi di reputation, ho problemi di persone che mi fanno i post che mi dicono ho investito tutto quello che avevo nel tuo progetto e non ha funzionato, rivolgo i soldi se no ti sparo, ho progetti che dicono, capito? Quindi prima acquisisco le competenze giuste che vengono da uno stimolo trovato nella ricerca. Faccio esperienza, mi posiziono sul mercato, faccio in modo che le persone siano contente. Quando sono contente, ti danno il feedback. Però non è solo questo, adesso ci arriviamo. Quando ho tanti feedback, aumento la credibilità per quello che vendo e di conseguenza chiudo quello che è il cerchio. Questo è più o meno il percorso completo. Per i feedback, allora, nel corso spiego, perché le persone fanno fatica ad ottenere i feedback. E come fare per ottenerli? Però posso dirti che la cosa principale dei feedback è che fisicamente uno ha come si dice, la paura del foglio bianco, no? Quindi se tu non gli dici dammi un feedback, uno non sa cosa scriverti e non sa cosa fare e magari non è che non te lo dà perché non vuole, magari non sa come esprimerlo. Per guidarlo. Se tu riesci a guidarlo e queste cose poi vengono spiegate molto bene, considera che la parte di feedback è 1 ora e 40 del corso, solo di contenuto sui feedback. Quindi come analizzarli, come capire quali usare, come chiederli, quando chiederli, eccetera. Quando tu invece cominci ad avere una pagina che ha 50 feedback, il 51esimo, sei contento, o non ha tempo, e può essere che magari non abbia tanto tempo per dartelo, però quando poi si ricorda, te lo lascia perché. Perché comunque te lo danno volentieri, se sono guidati e se non sono gli unici, quindi non sono solo loro che si mettono di fronte a tutti i tuoi clienti e spendono la loro parola per te. Se sono altri 50, chiaramente la loro pressione è inferiore, quindi sono più portati a dartelo. Questo per darti un'idea totale di quello che è il percorso che si potrebbe fare. Chiaramente cosa succede? Che le persone normalmente partono copiando quello che apprezzano, no? Quindi è vero che quando uno copia è una parte, diciamo, di adulazione, però di fatto il problema è che dovresti più che altro capire cosa funziona per adattarlo al tuo. Ora, da quando ho fatto il libro, ci sono stati tantissimi specialisti che si sono posizionati come specialisti in landing page. Secondo me è complicato andare a posizionarti oggi come specialista in landing page perché l'attenzione è divisa tra due o tre grossi consulenti che hanno già il loro posizionamento sul mercato e di conseguenza sarebbe come andare a posizionarti col brand positioning quando magari c'è De Veglia che lo fa. È complicato, magari ti può piacere fare quello, però devi trovare un altro modo per vendere quella cosa. Ad esempio, potresti vendere, non so, potresti vendere aiuto alle imprese che non riescono a comunicare e non riescono a trovare clienti, e poi prendi la cosa dal punto di vista del brand positioning. O magari puoi venderlo come inbound marketing, poi tu fai quello, però di fatto parti prendendo la cosa dal punto del traffico. Quindi ci sono vari modi per aiutare le imprese, no? La cosa importante, secondo me, è trovare il punto che non è ancora sfruttato da nessuno per crearti un tuo mercato specifico che ti possa differenziare e fisicamente in cui puoi essere
leader di quel mercato. Chiaramente potrebbe essere complicato essere leader nel mercato della lead generation, però se tu crei una categoria nuova e concentri la cosa, su, ad esempio, sull'importanza che ha la landing page, puoi andare a creare un posizionamento che ti consente di avere comunque abbastanza clienti, comunque persone interessate a quello che tu vai a vendere a livello di formazione e quindi che ti consenta di non avere più il problema che hanno la maggior parte delle agenzie, che è come stare sul mercato. Quando tu arrivi a un determinato punto e sei posizionato, il tuo problema è quello di mantenere quella che è la tua reputazione e quindi fare in modo che quando fai un progetto, il progetto funzioni e fisicamente riuscire a vendere quello che fai in modo abbastanza scalabile, quindi evitare di fare voli pindarici per sviluppare progetti che magari non puoi riuscire a seguire in modo corretto e prendere solo i progetti che possono funzionare meglio. Questo più o meno è la differenza tra chi non è ancora posizionato sul mercato e magari ancora fatica e fa fatica a posizionarsi magari in concorrenza con chi vende a prezzi bassi e invece chi è posizionato sul mercato e magari il suo problema non è più quello di acquisire clienti, ma è quello di soddisfarli sempre oltre le loro aspettative e fare in modo che il nome e la posizione sul mercato sia mantenuta. È molto interessante, anche se un po' poco pratico, però secondo me è nella formazione da vedere. Il libro, credo che sia La guerra di marketing, aspetta, posizionamento si chiama La guerra del marketing di Rice e Trout, che è il loro secondo libro. È carino, è edito da Anteprima e loro ti spiegano, anche se non è molto pratico, però è molto interessante, anche se ormai secondo me non è più tanto attuale, ti spiegano proprio la differenza tra nel mercato, quando c'è il leader, come dovrebbe lavorare chi non è ancora posizionato, ad esempio creando una nuova categoria o facendo altro, ti fa capire proprio come possono essere le dinamiche e può esserti d'aiuto in questo tipo di percorso, secondo me.